sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo, per fortuna lo sono. Ci voleva Ilda Boccassini la mattina del 25 maggio a riportare per qualche minuto lì il clamore. Nell'aula magna del tribunale, dove i vertici giudiziari milanesi e i giudici e i pubblici ministeri, gli impiegati, i cancellieri si erano raccolti nell'ufficialità della commemorazione di Giovanni Falcone. Voi avete fatto morire Giovanni Falcone. Lo avete fatto morire con la vostra indifferenza, con le vostre critiche che non erano critiche al modo di operare. La parola più gentile, soprattutto dalla sinistra, da Magistratura Democratica, era il Non fece sconti a nessuno la Boccassini quando ricordò che due mesi prima era andata a Palermo a una riunione dell'Associazione Nazionale Magistrati e ascoltò parole di fuoco contro Falcone, definito dagli stessi colleghi un nemico politico. A Giovanni è stato impedito nella sua città di fare i processi di mafia e allora lui ha scelto l'unica strada possibile, il Ministero della Giustizia, per fare in modo che si realizzasse quel suo processo, una struttura unitaria contro la mafia, ed è stata una rivoluzione. Poi la critica durissima contro i magistrati milanesi. Tu, Gherardo Colombo, che diffidavi di Giovanni, perché sei andato al suo funerale? Giovanni è morto con l'amarezza di sapere che i suoi colleghi lo consideravano un traditore, e l'ultima ingiustizia l'ha subita proprio da quelli di Milano che gli hanno mandato una richiesta di rogatoria per la Svizzera senza gli allegati. Mi ha telefonato e mi ha detto: non si fidano neppure del direttore degli affari penali. Un grande silenzio, un altrettanto grande imbarazzo, scesero in quell'aula. Colombo, Di Pietro e Borrelli erano volati a Palermo al funerale. Chi era rimasto a Milano ricordò per anni quelle accuse lanciate dalla collega più vicina a Falcone, più empatica per mentalità e passione, tanto da chiedere qualche settimana dopo di venire trasferita a Caltanissetta per condurre lei stessa le indagini sulle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Due anni faticosi, dai risultati investigativi eccezionali, poi rientrò alla Procura di Milano dopo un breve passaggio a Palermo, con la consapevolezza, e la storia le diede ragione, di aver raggiunto solo una verità parziale sulle stragi, che il pentito Giovanni Brusca, l'uomo che a Capaci azionò il telecomando dell'innesco, non aveva raccontato tutto e che altri pentiti non erano credibili. Convinzioni che ribadì nel decimo anniversario della morte di Falcone Borsellino in una delle rarissime interviste. A raccoglierla per La Repubblica fu Giuseppe D'Avanzo. Erano passati 10 anni anche da quelle accuse lanciate contro i colleghi ipocriti a Milano, ma Ilda Boccassini non tornò indietro e usò parole altrettanto dure per ripetere con sincerità quello che pensava di alcuni colleghi e delle cerimonie di commemorazione dei due magistrati uccisi. Credo che la ragione vada rintracciata nell'ipocrisia del Paese, nel senso di colpa della magistratura, nella cattiva coscienza della politica. Né il Paese, né la magistratura, né il potere, quale ne sia il segno politico, hanno saputo accettare le idee di Falcone in vita e più che comprenderle in morte. Se ne appropriano a piene mani, deformandole secondo la convenienza del momento. Perché solo ricordare le umiliazioni subite da Giovanni Falcone permette di comprendere il significato del suo sacrificio, il suo indistruttibile senso del dovere, delle istituzioni, di afferrare l'eccentricità rivoluzionaria del suo riformismo rispetto a un modo di essere magistrato in Italia o a fronte dell'idea subalterna della funzione giudiziaria coltivata dalla politica. Ricorda tutte le umiliazioni ricevute da Falcone, il rosario di bocciature. Ilda Boccassini usa un termine più efficace: è stato sempre trombatissimo. Ed elenca d'avanzo le sconfitte dell'amico collega: come consigliere istruttore, bocciato come procuratore di Palermo, bocciato come candidato al CSM, sarebbe stato bocciato come procuratore nazionale antimafia se non fosse stato ucciso. Perché diventa il simbolo indiscutibile Falcone e Borsellino? Partiamo da questo, ossia dal giudice Falcone, per un semplice motivo: perché tanti di coloro che oggi lo stanno celebrando hanno detto cose infamanti quando era in vita. Falcone amava soltanto la ricerca della giustizia e la condanna della mafia.
non ambiva ad avere posti per incrementare la propria carriera, e questo l'avevano capito i poteri forti dello Stato in quel momento, tant'è vero che per 4 volte fu bocciato negli incarichi più particolari, gli fu detto anche no alla superprocura, quella che poi fu istituita dopo la sua morte. Perché questo allontanamento? Perché Falcone era l'unico che realmente voleva aprire i cassetti e non voleva insabbiare. Altro che la frase vigliacca, ossia Falcone vuole tenere chiuso nei cassetti i tanti segreti d'Italia perché vuole insabbiare e tutelare gli amici. Questa frase, bene o male, fu detta da Leo Luca Orlando, che solo ieri chiede scusa a livello personale, ma non era l'unico, non è stato il solo. Tanti esponenti, per esempio, dell'allora Partito Comunista e tanti magistrati rossi che oggi lo celebrano, ne hanno dette di tutti i colori verso quest'uomo. Ma perché parlavo di storia? Certo, è difficile riassumere in pochissimi minuti, perché ci sono delle motivazioni per cui si dice sia stato ucciso Falcone, che non è la pura e semplice lotta alla mafia. Ancor più importante, scopriva e stava scoprendo i colletti bianchi, tanto è vero che quando subì l'isolamento di tutte le procure in Italia, di tutti i suoi colleghi magistrati, fu chiamato a Roma per continuare la battaglia dal ministro della giustizia dell'epoca Martelli. Anche in quel caso dissero: scappa a Roma per proteggere i suoi amici e non per combattere la mafia. Ma lì lui scoprì, secondo la leggenda, perché di questa parte della storia nessuno ne parla, scoprì, secondo la leggenda, che i soldi della mafia andavano e venivano riciclati attraverso i rubli russi che tornavano in Italia ed erano investiti e reinvestiti non solo in nuovi insediamenti, ma anche attraverso la politica, quella politica che aveva rapporti con l'Unione Sovietica. Quando di questo ne parlò Andreotti, Cossiga, allo stesso D'Alema, nessuno ne seppe più nulla. Alcune prove sparirono e, se non è falsa la leggenda, Andreotti consigliò ad un giornalista di non fare più il libro su questa storia perché avrebbe rischiato la vita. Vi ho parlato di una leggenda secondo la quale il giudice Falcone viene eliminato e poi successivamente anche Borsellino perché aveva, come dire, capito e trovato la pista del riciclaggio dei soldi della mafia che passavano dall'Unione Sovietica e ritornavano in Italia attraverso investimenti ma anche a rapporti politici che l'Unione Sovietica e la mafia stessa aveva in Sicilia ed in Italia complessivamente. Ma ne parlò all'amico Borsellino dicendo: io non posso indagare più perché non sono il magistrato. E il suo collega, che morì poi 57 giorni dopo, affermò: ma io lo posso fare e annoterò tutto sulla mia agenda rossa, quell'agenda che poi sparisce, non perché bruciata, ma probabilmente sottratta al giudice Borsellino dopo la sua morte. Ma questa può essere una leggenda di cui ha conoscenza, o avrebbe conoscenza certamente, Giulio Andreotti, tanto da consigliare a un giornalista di non scrivere più il libro su questa storia perché erano sparite le prove, ne aveva conoscenza il presidente Cossiga e ne è stato messo a conoscenza anche, sarebbe stato messo a conoscenza anche il presidente D'Alema. Allora Napolitano, che è stato anche un ministro dell'interno e oggi il capo dello Stato, che iniziasse realmente a indagare, a chiamare, a parlare e a farci
comprendere dopo 20 anni quali erano questi segreti, perché meglio, è sempre meglio conoscere la storia, se storia reale questa è. Vedete, sono sempre molto cauto. Dall'altra parte, immaginate se il maggior collaboratore di Totò Riina, Giovanni Brusca, avesse viaggiato con Silvio Berlusconi occasionalmente in un aereo. Cosa si sarebbe detto? Beh, lo hanno fatto apposta, dovevano mettersi d'accordo. E io ho sempre dubitato delle doppie letture, ma Giovanni Brusca viaggiò in aereo casualmente, tengo a precisarlo, con un parlamentare importante dell'ex PC che nel 92, malgrado essere torinese, viene candidato proprio in Sicilia. Però se un uomo del PC viene candidato nell'isola della mafia è perché fa la crociata antimafia. Se viene candidato Martelli, che fu l'uomo, il ministro della giustizia, che volle a Roma per la battaglia alla mafia Giovanni Falcone, mentre era stato isolato da tutti quanti, lui ci va perché è amico dei mafiosi. Ecco, i doppi pesi e le doppie misure per conoscere la storia non servono. Vi immaginate se, come dire, nella logica politica, vi devo leggere delle parti scritte in modo chiaro, se nella logica politica ci fosse stata, come dire, un'azione politicamente convergente ma non concordante con la mafia da parte di qualche partito, beh, se ne sarebbero dette di tutti i colori. Andiamo per ordine. Il pubblico ministero del processo per la strage di Capaci, Luca Tescaroli, nella sua requisitoria finale spiega, confortato da elementi documentali, che l'obiettivo della mafia era di azzerare la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista e con essa sconvolgere l'assetto politico del Paese. Lo dice il pubblico ministero al processo sulla strage di Capaci, non lo dice un politico. La riflessione: chi poteva avere interesse per prendere il potere nel nostro paese nell'89-92 di far fuori le maggiori forze che governavano l'Italia e anche la Sicilia, ossia la DC e il PSI? Andiamo avanti. Motivo di questa scelta mafiosa, spiega Tescaroli, è stata la grande offensiva che negli anni che vanno dal 1989 al 1992 le forze di governo sotto la guida dei democristiani e dei socialisti hanno sferrato contro la mafia e i suoi tentacoli, aggredendola anche sul piano finanziario e introducendo dentro la sua vita e le sue regole il virus della disgregazione omertosa attraverso la legislazione premiale per i partiti. Sì, questa è la verità, ma attenzione, vi racconto cosa successe nell'89, all'indomani della caduta del muro di Berlino, e iniziava a scricchiolare quindi il comunismo e a emergere la perestroica di Gorbaciov. Il governo Andreotti, con ministro della giustizia il socialista Vassalli, emanò un decreto legge per prolungare i termini di custodia cautelare per i reati di mafia, impedendo così ai mafiosi condannati nel maxi processo di uscire per decorrenza dei termini. La mafia con i suoi legali si ribellò e quel provvedimento fu comunque fermato. E si ribellò a quel provvedimento, mentre la sinistra comunista, rafforzata da uomini dell'antimafia militante come Alfredo Galasso, contrastò duramente nel Parlamento e nel Paese l'approvazione di quel decreto. Perché fecero questo i comunisti? Se l'avessero fatto altre forze politiche, non avremmo pensato che era tutta una collusione con la mafia, non avremmo avuto degli interrogativi inquietanti? Beh, penso proprio di sì. Ma ancora, la mafia ritenne responsabile di quell'accentuazione della repressione legislativa che poi andò avanti in Parlamento non solo il governo DC-PSI presieduto da Giulio Andreotti,
ma anche il suo vecchio nemico di sempre, Giovanni Falcone, che proprio dal marzo 91 era trasferito alla direzione generale del Ministero della Giustizia di Claudio Martelli. Da quel momento vennero rispolverati, rilanciati i piani mafiosi per uccidere Falcone e da quel momento si scatena una guerra della sinistra comunista contro il magistrato palermitano, sino ad arrivare alle frasi di Leoluca Orlando.